Amici ed amiche, una buona giornata a tutti. Da un'idea di ATP, Luca e Dino, un gioco che mi ha chiesto molto tempo fa, Edoardo Mazzaferro, che ringrazio per l'enorme pazienza, ma prima o poi io arrivo, ci metto una vita, ma prima o poi io arrivo. Lo ringrazio perché mi ha fatto tornare alla memoria un capolavoro, secondo me, su Commodore 64, che non c'è neanche tanta cosa in giro, però non so se ha avuto successo, non mi ricordo. Comunque io sono il fortunato possessore anche di questo gioco, grazie a una Supercom 64. Luca e Dino, cos'è mai Luca e Dino? Luca e Dino è Escape from the Planet of the Robot Monster, l'arcade dell'89, arcade che io non ho giocato mai su un cabinato reale, ma ho giocato solo dopo sotto emulazione, un ottimo arcade, divertentissimo, ma la sua controparte uscita un anno dopo per Commodore 64 è assolutamente, secondo me, all'altezza, un gioco dall'alta, alta giocabilità e rigiocabilità, non troppo neanche difficile, non me lo ricordo, adesso una vita che non ci gioco e quindi vado un po' a memoria. L'ho riprovato così adesso, ma perché, però molto bello, si poteva giocare in due giocatori contemporaneamente, giocabilissimo appunto. Cosa cazzo Luca e Dino? Allora no, partiamo dall'arcade, pianeta X, partiamo dal pianeta, cos'è il pianeta X? È un piccolo pianeta artificiale dove sede dei laboratori cui lavorano staff di scienziati della dottoressa Sara Bellum. Però tutto questo bellissima favola viene interrotta dai bastardoni malvagi alieni di turno, chiamati Reptilios, sì, mi pare, invadono il pianeta e catturano gli umani, li costringono a lavorare come schiavi per costruire degli eserciti di robot con i quali intendono attaccare la Terra. Ed ecco che intervengono i nostri eroi Jake e Duke, armati di pistola laser, devono liberare gli ostaggi, uccidere gli alieni, liberare la dottoressa e così via. E guardiamo come hanno sminchiato la storia, innanzitutto, di Luca e Dino, appunto nella versione dedicola. Luca e Dino, che Jake e Duke sono diventati Luca e Dino, come Mario e Luigi, come Gianna e Maria, come tante altre cose. Luca e Dino, allora, un noto ingegnere, il professor Rino Cellus, ecco qua la dottoressa è diventato un professore, chi lo sa come mai, è stato rapito e portato sul pianeta dei mostri robot. E già qui non combatte, c'è qualcosa che non combatte. Il tuo compito è quello di liberarlo. Assieme al professore sono stati rapiti anche gli abitanti di un villaggio. Devi salvare anch'essi dalle grinfie dei loro rapitori che li tengono incatenati. Per finire devi distruggere il gran capo degli alieni. Attenzione, il mostro, il bastardone di turno. Devi perlustrare tutti i piani che compongono il pianeta alla ricerca degli ostaggi e del professore, facendo attenzione alle trappole che si trovano sul terreno e ai robot guerrieri che tentano di impedirti di raggiungere il loro grande capo. Tu puoi distruggere con il tuo raggio laser con i robot distrutti, lasciano sul terreno un oggetto che se lo raccogli fa aumentare la potenza del tuo raggio, questo me lo ricordo, laser, cosa indispensabile per distruggere il loro capo. Eh sì, perché il mostro non... Hai anche delle bombe che devi usare in casi estremi, quindi in casi estremi o quando raccomandato dal computer. Devi distruggere anche casse e computer che vedi per poter ottenere bonus, vite extra, altre bombe e così via. E basta, ecco qua la storia sminchiata, la versione ridicola. Loro avevano tante volte l'abitudine di crearsi dietro la loro storiella, che non c'entrava un cavolo con la storia originale, ma vabbè, pazienza. Grazie ancora Edoardo, perché adesso vedremo una partita sbarazzina e poi sarai tu a chiedermi se dovrò andare avanti, se vuoi un long play o no. Per me è uguale, non fa nessuna differenza, solo che se una cosa non è piacevole, così ci fermiamo alla partita. Bene, partiamo. Ecco, io sono Luca,
Io sono Luca, posso sparare cose, arrivano robot. Questi sono i prigionieri che dobbiamo liberare. I robot si danno dei bonus dove ci aumenteranno la potenza del raggio e aumentando la potenza del raggio mi pare che aumentavamo la gittata del raggio stesso, mi pare. Però vado a memoria perché è una vita che non ci gioco, eh. Quindi potrei anche sbagliarmi. Poi so che si potevano... Ma è bellissimo, grafica isometrica. Multidirezionale, poi attenzione, no, devo tornare giù perché bisogna distruggere anche le casse perché danno bonus, danno bombe. Poi sviluppato su più piani, molto molto bello. Vabbè, dopo rispetto all'arcade, ovviamente graficamente non è che mai fatto benissimo per Commodore 64, secondo me fa il suo degno lavoro, mantiene un'alta giocabilità. Ecco, questi i robot bastardoni, alcuni sparano. Su quelle cose lì che lampeggiano non bisogna andare perché altrimenti se muore. L'unico difetto di quel gioco qua, secondo me, è un po' il sistema di collisioni che si comporta in una maniera tutta sua. Ogni tanto veniamo trapassati dai colpi e non moriremo, invece in alcuni casi moriremo anche se apparentemente nessuno ci colpisce. Gioco giusto, gioco bello, non me lo ricordo neanche estremamente difficile, molto permissivo almeno in questa versione dell'edicola. Vediamo che abbiamo 9 crediti addirittura, quindi perso tutte le vite possiamo decidere tranquillamente di continuare sempre dallo stesso punto. Questo è bene per andare avanti nel gioco, molto bene. Quindi andiamo avanti, dobbiamo cercare tutti gli ostaggi, prendere i bonus, dire ai robot che ci lasciano queste cose. Ecco, sono morto, bene, che aumenterà la potenza del nostro raggio, come ho già detto, che aumenterà la gittata e appunto la potenza stessa del raggio. Distruggiamo anche queste perché contengono bonus, contengono... non spariamo agli ostaggi perché possono morire anche loro. Distruggiamo anche il computer, distruggilo. Cazzo sta facendo? Distruggo. Oh, perfetto, perché non bisogna stare fermi tanto nello stesso punto perché altrimenti andiamo di là a vedere cosa c'è. Non ci sarà niente. Bello anche un gioco molto bello, anche di esplorazione, un bellissimo arcade a tutti gli effetti anche in questa conversione. Per Commodore 64, piacevolissimo da giocare, piacevolissimo in due, poi in due contemporaneamente si giocava Luca e Dino, appunto. Attenzione, ho sparato una bomba nel frattempo. Come cazzo si fa a sparare le bombe? Non mi ricordo. O le spara lui quando vuole? Non mi ricordo. Adesso mi sono perso. Andiamo su qua, abbiamo preso tutto. È piacevolissimo, piacevolissimo da giocare. Dopo, adesso non mi ricordo più se si poteva anche in questa versione. Tenere solo gli effetti, come ho fatto in questo caso, solo gli effetti sonori oppure solo la musica. Mi sembra che c'era la possibilità di farlo, ma va in culo. Adesso sto giocando anche male, ma non è difficile, ve lo garantisco. Non è difficilissimo per gli standard Commodore, ovviamente. Quindi, vedete, prendiamo oggetti, prendiamo bonus. Andiamo alla ricerca di tutte le cose, pacchiamo tutto. Le bombe non so come cazzo si fanno a sparare, non mi ricordo più. Ma prima della fine di questo gameplay, forse riuscirò a scoprirlo. Noi spacchiamo tutto fino a prendere bonus. Magari devo prendere altri oggetti insieme alle bombe per poterle sparare. Non mi ricordo più, ragazzi. Non mi ricordo più perché è passato tanto tempo. E è un gioco che mi era anche. Totalmente, mi ero anche totalmente scordato fino a che Edoardo non me l'ha fatto tornare in mente perché ci ho anche giocato che abbastanza parecchio perché piacevole oggi, ma da ragazzini era ancora più piacevole perché questa ambientazione futuristica, robot, noi negli anni 80 volevamo robot, volevamo ninja, volevamo mostri, volevamo queste cose, assolutamente queste cose e basta, tutto il resto non contava. Quindi poi c'era anche il mostro, c'era anche il boss. Alla fine c'erano nell'arcade, so che c'erano anche dei livelli bonus che si andava con una specie di astronave a fare cose, non mi ricordo precisamente. Qua non mi ricordo sulla versione Commodore se c'è quella cosa lì. Vedete qua. Ah,
apparentemente mi... Attenzione, ho sparato una bomba, non so come ho fatto. Magari le spara lui. Non mi ricordo più come si fanno a sparare le bombe. C'è ancora uno stadio, andiamo a salvarlo. Lì, in quel vortice lì, in quel buco lì, penso che andiamo a terminare il livello. Ma prima di andare a terminare il livello, ovviamente, salviamo anche questa povera disgraziata. Salviamo la povera disgraziata. Spariamo bombe. Non so come cazzo ha fatto. Spacchiamo il computer, prendiamo i bonus. Vedete che dove c'è scritto raggio, è andato su un attimino il conteggio lì la potenza del raggio, perché ci servirà per uccidere i mostri, per uccidere cose. Ecco qua, missione completa. Fattore, vabbè, dopo qua la traduzione, ragazzi miei, un po' sminchiata come capitava spesso. 12 ostaggi salvati. Il top è giocare in due. Usa due bombe per uccidere il mostro. E questo è importantissimo. Andiamo a vedere il mostro, l'alieno bastardone di turno, dov'è? Guardate che bello, guardate che bello. È veramente molto molto bello. Io le bombe... Ah, le ho sparate la bomba. Attenzione, non so come cazzo si fa... Come si fa a sparare le bombe, veramente... No, facciamoci uccidere dal mostro. Non lo so come si fa a sparare le bombe. Oppure non è che ci siano. Non c'è scritto, ecco, l'ho sparata ancora casualmente. Devo continuare a schiacciare. Chi lo sa? Non mi ricordo più come. Ditemi come si fa a sparare le bombe nei commenti. Una cosa certa. Tengo schiacciato il pulsante? Muovo le cose? Boh, le spara lui. Magari la versione. No, ma si poteva. Boh, non mi ricordo bene. Va bene, comunque, niente. Primo livello andato, ricominciare, bellissimo, veramente bellissimo. Piacevolissimo da giocare, divertentissimo. Lui spara bombe a caso. Ovviamente più si va avanti più. Non bisogna sempre stare... Ecco, mi hanno frizzato lì all'istante. Ecco, fine. Io schiaccio e posso ripartire tranquillamente da qua. Ho ancora 8 crediti, non so se li utilizzerò tutti oggi perché... Altrimenti diventerà un gameplay molto molto lungo. So, ma no, non... facile, facile, ma adesso comincio a... Però è bello, però è bello. L'unica cosa che devo ricordarmi come fare... Ho ucciso l'ostaggio, a sparare le bombe, ma non sono andato a vedere prima perché a me non mi piace andare a informarmi troppo prima. È meglio fare le cose come ci si ricordava. Alla fine, anche perché è meglio così, ma no, perché è sempre come giocare un gioco nuovo, riscoprirlo un attimo dopo tanto tempo. Se invece so già tutto, capirai, a me non è che mi piace come oggi, prima di comprare un gioco, bisogna assolutamente sapere tutto del gioco, perché altrimenti non si è contenti e non si può comprare il gioco. Io questa cosa la odio. Ma cazzo, perché io amo, ero amante e sono amante della sorpresa, voglio godermelo fino in fondo il gioco. Noi che ci basevamo su quattro immaginette, ma no, sto facendo schifo, ho perso quattro immaginette così prendevamo il gioco. Tante volte erano capolavori. Mentre tante volte erano delle ciofeche pazzesche. Ecco, saltano fuori i mostri. È tutto giusto in quel gioco qua. Tutto assolutamente giusto. Salviamo ostaggi qua. Ma si può entrare qua? No, non si può entrare. Cazzo, ma perché? No, ma sto giocando veramente male. Non è così. Ecco, sparo bombe. Le bombe. Prendi l'ostaggio prima di ucciderlo. Non so come fare veramente a spararle. Provato anche col tasto spazio, niente. Abbiamo bonus. E il gioco è questo qua. È questo qua e è, secondo me, una piccola perla, un capolavoro che capolavoro oggi, ma soprattutto da ragazzini era un super gioco. Si vedevano cose che adesso da adulti non vediamo più. Ma a parte magari... No, ho ucciso l'ostaggio. Ottimo. Non bisogna uccidere questi poveri disgraziati. Ovviamente
dobbiamo cercare di salvare più disgraziate possibili. Sono tutte donne oltretutto, guardate quanti, ecco qua, dai, spara la bomba. Ma il diavolo farà a sparare le bombe, chi lo sa, veramente questa cosa della bomba. Eh sì, io sono un coglione totale comunque. Guarda, dai, dai, andiamo a salvare i poveri ostaggi. Molto molto bella l'ambientazione, dava proprio, almeno secondo me, la sensazione di essere su un pianeta, in questo caso divenuto alieno. Questa cosa dei robot ribelli che tornava ogni tanto, prima o poi magari sarà così anche in futuro, i robot si ribelleranno, la tecnologia si rivolterà contro di noi, ma noi saremo già allenati. Chi ha giocato a Luca e Dino sarà già pronto a questa apocalisse. Che cazzo sto dicendo? Niente, ho preso anche questo ostaggio, andiamo e balziamo a un altro livello, è bellissimo da giocare. Guarda quanti ostaggi ho salvato. Ora cosa c'è? Il mostro ancora? No. O c'è il livello bonus? Usa Portomatic per scelta del grado dopo. Sì, vabbè, traduzione alla carlona, ma quindi non c'è il mostro? Non c'è niente, non c'è nessuno. Chi c'è? C'è qualcuno? Non spariamo il nostro, perché Calarl, fammi allenare con le bombe qua. Devo fare, ma come cazzo fa a sparare le bombe? Qualche, no, ma non è una cosa, boh, chi lo sa com'è. Ah, non c'è nessuno qua, c'è solo, perché si inchiastra, se posso scegliere il livello, andiamo in quello in mezzo che non sbagliamo mai. Dai, facciamo ancora questo e poi Edoardo o magari qualcuno che gli fa piacere mi dirà se gradisce vedere tutto il gioco o se ne ha avuto abbastanza di questo. Perché con un po' di allenamento questo si finisce senza usare trucchi. Questo è perché il gioco è permissivo, bello, permissivo, giusto, piacevole, frizzante. C'è tutto in quel gioco qua, c'è tutto quello che noi adoravamo agli inizi degli anni 90. Ok, il mio raggio sta andando a una potenza, questo mi ha freddato subito all'istante, una potenza onorevole. Altro credito sputtanato, e meno male che ho detto che è facile. Vabbè, via, andate via, portate qua a muoversi, non stare mai fermi, muoversi facendo la fine, ma è facile, basta memorizzarsi dove compaiono le cose, è facile. Invece io sono stronzo, non memorizzo niente. Ma di là ho lasciato indietro cose? Non mi ricordo, andiamo a vedere. Non mi piace lasciare indietro cose, vi andate via! Facile? Sottolineo che ho detto che è facile. Che se era difficile a quest'ora, avevo già perso tutti i crediti. E no, dai, a parte, avete capito cosa intendo in base? Non l'avete capito? Peggio per voi. No, ero all'inizio del livello, sono tornato indietro come un idiota a vedere cose che non avevo ovviamente lasciato indietro. Così ho perso due vite, ho sparato bombe, ma come cazzo fa? Perché spara bombe quando vuole lui? Magari c'è qualcosa che ignoro. Prendiamo i diamanti. Ah sì! Attenzione! Come cazzo fa andare su? Non mi ricordo più. Questa non me la ricordavo. Una chicca, una perla, non, ma no! Una chicca! Non me la ricordavo questa cosa, veramente. Niente, ho perso un altro credito nel frattempo. Mamma mia, la prima e l'ultima volta che dico che un gioco è facile, è difficilissimo, così almeno duro di più. Andiamo di qua prima, non lasciamo indietro cose, muori, spacchiamo cose, saltano fuori i mostri, saltano fuori il robot, distruggiamo tutto, anche se, basta,
Devo darmi dei bonus, non dei... Attenzione, chi era quello di uno zombie? Ma chi sono quelli lì? Sono... No, ho ancora ucciso l'ostaggio. Sono più tanti quelli che ho ucciso che quelli che ho salvato, eh. Dai, muoviamoci da qua, perché se no... infatti... Hai ragione a freddarmi. Vai, via, via, guarda quanti ostaggi. Ma non incastrarti. Prendi gli ostaggi. Grande, prendilo. Il gioco serve un po' di attenzione, ma è fattibile, è fattibile. Non guardate me come sto giocando, che sto giocando da schifo. Ma è molto 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 bello, molto molto bello da giocare. E spara bombe a caso, non so. Cazzo, ma io sono sicuro che c'era un modo per coerente per spararle, non così a casaccio. E vai al diavolo, vai. Altro credito? Ma basta! Dai, zombie! Abbiamo ostaggi. Dobbiamo riuscire almeno a finire questo livello. E spara bombe così. Ma ci sarà solo un tempo che posso spararle ogni tanto? Ma chi lo sa, non mi ricordo veramente più questa cosa delle bombe. Pazienza. No. Non farti incastrare. I robot sono sempre assillanti, eh. Sempre. E c'ho anche una potenza di raggio adesso da fare invidia, eh. Ma pure continuano a freddarmi come un coglione. Basta, qua ho preso tutto. E qua ho fatto schifo, ho sparato ancora bombe. Arrivano i zombie. Andiamo via, là. Andiamo via, finiamo anche questo livello. Ok, missione completata. E dai, 28 ostaggi li ho salvati fino adesso. Non male. Quindi usa le tue bombe per uccidere il mostro. Ok, ma io le userei anche le bombe, ma sì, ancora. Questi sono gli alieni. Anche l'ho usata la bomba, l'ho usata, ma ovviamente non si è fatto un cazzo perché. Spara le bombe. Ecco, guarda lì con la bomba, è morto subito. Basta, è finito. Ah no, due mostri questa volta. Due rettili, reptoidi, quel cazzo che erano. Spara la bomba. Beh, i mostri sono abbastanza facile, adesso crepo, perché ho detto che sono di solito, basta dire la parolina magica, che sono abbastanza facili e poi si crepa. Dai, cazzo, spara una bomba, per Dio. Ok, molto molto bello, molto molto piacevole da giocare, sempre lo era allora, lo sarà, lo è oggi e lo sarà tra 100 anni, quindi siamo ancora... Allora, la prima morte mi fermo, tanto è successo subito. E... No, dai, al prossimo game over, perché è bello, eh? È bello e non è così semplice staccarsi. Tanto duro poco, perché ovviamente ho detto che è facile. E i zombie, vabbè, i robot qua cominciano a diventare molto insistenti. Si riuscirà perlomeno a trovare un metodo certo per sparare le bombe. Potrei facilitare un attimo la vita, ma le bombe le spara quando cazzo vuole lui e non c'è niente da fare. Dai, basta, vai via te. Via, 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 andiamo via. Vai su, ottimo. Oh. Poi scompaiono da giù di sotto e tornano tutti qua, giustamente. E vai al diavolo anche te. Vai. Basta, dai, fine. Bene. Ti ringrazio, Edoardo, per la pazienza, per avermi chiesto questo gioco. E fammi sapere se hai piacere che vada avanti, oppure se ne hai avuto abbastanza.
anche tutti voi fatemi sapere se vi piace il gioco, se lo conoscevate, come cazzo si fa a sparare le bombe. Scrivete tutto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!